al vertice della classifica cannonieri. Il primo gol nasce da un contrasto fra il centravanti gallese e Colantuono, e l'ultimo a toccare la palla è proprio il difensore. Lo vediamo in questa versione rallentata. Servire a rush e palloni giocabili continua ad essere un'impresa, e le poche volte che ciò avviene, il britannico ringrazia e contraccambia. 2-0. L'ultima candelina del 90° compleanno della signora è spenta proprio da uno dei nuovi innesti, l'ex di turno Alessio. La squadra di Marchesi in casa è a punteggio pieno. Appuntamento a mercoledì e alla prossima trasferta per capire se il futuro può ancora essere roseo come le nostalgiche casacche di oggi.